Carissime lettrici e carissimi lettori di Ruminantia, voi ci state seguendo da un po', quindi sapete molto che a Ruminantia interessano raccontare queste storie, queste esperienze di allevatori che cercano di dare una caratterizzazione a quello che è il loro latte e la loro carne. Una caratterizzazione importante che serve, diciamo, per dare un valore in più, in questo caso al latte, per farlo uscire un po' in questo piccolo scego delle commodity, no? Voi sapete, una cosa è commodity quando il suo prezzo è la risultanza del rapporto fra la domanda e l'offerta. Il mais è una commodity, la soia è una commodity, il petrolio è una commodity. Beh, noi vorremmo che il latte non sia tutto questo, cioè che sia un prodotto, certo è un prodotto della produzione primaria, che però, diciamo, ha un legame con il territorio, a molti argomenti che potrebbero essere utilizzati dall'industria lattiero-casearia, argomenti che poi trovano uno spazio legislativo dentro l'etichetta, sia l'etichetta, diciamo, che accompagna il prodotto, ma anche quelle che chiamano le etichette narranti. È molto interessante, secondo noi, quella di segnalarvi questa esperienza dell'azienda agricola Maino. È un allevamento di bovine da latte, è a Sandrigo, in provincia di Vicenza, e qui abbiamo Carlo Maino. Ci siamo sentiti al telefono qualche giorno fa, mi ha raccontato questa sua esperienza che a questo punto condividiamo. Quindi Carlo Maino, sei un allevatore quindi di bovine da latte, parlaci un po' prima della tua azienda, che cosa fai, dove sei ubicato, insomma un po' qualche dato in più. Allora, qua l'azienda è sita a Sandrigo, nella pianura vicentina, nell'alta pianura vicentina, sotto i monti di Asiago, ok? A nord abbiamo le montagne di Asiago e siamo nella zona delle risorgive, abbiamo problemi per quel che riguarda lo smaltimento dei reflui, siamo in zona vulnerabile, abbiamo tutte queste problematiche, però nonostante tutto, già nel 2001 è stata una delle prime aziende in Italia a essere certificata ISO 9001-2000. Ok? E da lì abbiamo fatto un percorso con certi quality a suo tempo ed è uscito un latte che si chiama Sicure, commercializzato dalla Latteria Vicentina. Ok? Perché all'epoca eravamo lì con loro, eravamo soci di questa cooperativa. E la cooperativa Latteria Vicentina ha scommesso su di noi, sulla mia certificazione, ed è uscito questo prodotto a rintracciabilità con basso contenuto di cellule somatiche, intorno ai 200.000 di cellule somatiche. Avevamo certificato in tal senso sia l'azienda che il prodotto. Ne è uscito un gran bel successo, siamo stati contenti noi e anche la Latteria Vicentina, ok? Io sono convinto che, come la sua premessa prima, dobbiamo uscire un po' dalle commodity dei grandi gruppi che acquistano il latte, che ci vogliono, l'ha scritto anche qualche giorno fa lei, certo, sui suoi articoli, che ci vogliono imporre loro il prezzo e farci prendere quello che vogliono, e senza mai farci parlare col consumatore, senza mai farci arrivare direttamente al consumatore. Allora, quell'esperienza... Aspetta un attimo che ti interrompo, scusami. Quindi... Non sei nuovo, diciamo, di questa esperienza. Quindi no, non sono nuovo. Certificazione... 20 anni fa. 20 anni fa. Com'è ti è scattata questa idea? Allora, devo dire, molto, molto... Allora, le spiego perché. Allora, questa era ed è un'azienda a conduzione familiare, dove c'eravamo i due fratelli, il mio papà e mio zio, i due cugini, che lavoravamo in azienda 20 anni fa, ok? E dove spesso e volentieri nelle aziende a conduzione familiare tante regole economiche non si guardano, si guardano tanto ai compromessi, giusto? Per tenere in equilibrio, si dice, l'azienda. Io invece pensavo che l'azienda, per le dimensioni che stava prendendo, perché già all'epoca eravamo intorno ai 300 capi in mungitura, oggi siamo sopra i 500, ok? Già all'epoca cominciavamo a aver bisogno di qualche dipendente esterno e doveva cambiare strategia. Dovevano esserci delle linee guida e ho intrapreso che, visto il mondo degli industriali, perché io guardo sempre abbastanza attentamente cosa fanno gli industriali, chi è più grande di noi, ma non con invidia, con spirito di capire cosa si può migliorare all'interno della propria azienda. E ho capito che probabilmente una certificazione, parlando un po' con uno con l'altro, poteva essere un qualcosa che ci dava una mano ad analizzare quello che stavamo facendo e a indirizzare meglio la nostra azienda. Allora, facendo la certificazione si capisce esattamente. Poi, oltre a certificare ISO, abbiamo pensato di certificare il prodotto, che è quello che ha dato il plus in più, il claim in più a Latteria Vicentina per poter poi raggiungere il consumatore in maniera efficace. Sono tutte cose che costano sacrifici, tanti sacrifici, perché le assicuro che per arrivare a quella certificazione ne ho fatte di carte, ne ho fatte di cose, ne ho fatte di anche perché nel nostro settore era una della prima azienda o la seconda. Penso proprio di sì, molto in anticipo nei tempi. Sì. E quindi ho visto che mi è servita. In questi anni mi domandavo cosa poteva servire al mondo del latte, di diverso dal produrre il solito latte, perché ormai la produzione ce l'abbiamo tutti. La genetica ha fatto il suo corso, gli animali bene o male sono produttivi. Alcuni accorgimenti ci portano a selezionare più per la longevità, più per la produzione. Poi ognuno a casa sua fa le proprie scelte. Però stavo cercando un qualcosa che portasse il latte ad avere un valore aggiunto. E sulla prospettiva di quello che sta cercando il consumatore oggi. Perché vediamo con le varie epidemie e tutto quanto che purtroppo facciamo fatica a curarci, e già qualche anno fa, diciamo già 4-5 anni fa, avevo provato a non trattare gli animali per la mastite con prodotti naturali. Lo devo dire, lo Zolea Mast, ma perché comunque l'avevo provato e non mi ero trovato 5 anni fa. L'ho sospeso. Ma non mi ero trovato per una serie di fattori, perché non è che la candeletta, il prodotto ti porta a un risultato, ci vuole tutta una gestione, ci vuole tutti i piccoli accorgimenti che ti portano, ti permettono di arrivare a dove sono arrivato io oggi. Perché poi leggendo anche, c'era un bellissimo articolo forse un anno fa che mi ha ulteriormente stimolato, diciamo, su Stalle da Latte dell'informatore agrario, dove una stalla americana di, mi sembra, 1000 capi, o 1000 capi, sì, da più anni produceva latte senza l'utilizzo di antibiotici. E mi sono informato come fanno, come non fanno, eccetera, eccetera. E io avevo già ricominciato ad usare Ozolea Mast, perché sono 2 anni oggi che sto usando massivamente e ho avuto i risultati sulla mastite bovina. Quindi poi mi sono detto, se ho i risultati sulla mastite bovina, perché non posso averli sul resto della mandria? E ho iniziato anche sul resto, dai vitellini in avanti, a utilizzare tutti i prodotti naturali. Quindi oggi posso dire che, diciamo, prudenzialmente, però posso dire oggi, e mi sono permesso di chiamare un ente di certificazione e dire: mi certificate il mio prodotto per queste caratteristiche? E mi hanno detto perché no. Okay. Certi quality la conoscevo già, mi hanno già conosciuto 20 anni fa, sanno la mia capacità, la mia professionalità, la mia serietà, perché ci vuole serietà, perché sappiamo tutti che magari dichiarare di non usarli e usarli sotto banco magari sono capaci tutti quanti. No, allora qua ci vuole serietà e coerenza con quello che un po' si pensa e con quello che si ha in mente, perché io penso fondamentalmente questo: se vogliamo lasciare un briciolo di quello che ci hanno lasciato i nostri genitori, del creato, ok? Se vogliamo lasciare un briciolo del creato ai nostri figli, dobbiamo iniziare a pensare a queste strade. Una domanda, poi ci fai capire meglio questa scelta importante che hai fatto. Tu credi che il consumatore sia pronto ad apprezzare una cosa del genere? Cioè a comprare, andare nello scaffale del supermercato, prendere un latte antibiotic free in questo caso, quindi prodotto... Diciamo che va oltre, secondo me va oltre l'antibiotic free, perché l'antibiotic free, guardando un po' i manuali che stavamo analizzando con l'ente di certificazione, permette l'uso di antibiotici e rientra, gli animali rientrano nel ciclo produttivo una volta terminati i tempi di sospensione. Qua non abbiamo tempi di sospensione, non abbiamo prodotti antibiotici. Quindi siamo andati oltre, già anche il biologico permette 3 trattamenti antibiotici nella vita dell'animale. Qua siamo oltre, perché mi avevano proposto la certificazione NOP, quella per gli Stati Uniti. Ho detto no, non è questa. È un qualcosa di nuovo, è un qualcosa di diverso. Cioè, io sto cercando col zooprofilattico qua delle Venezie che mi diano un'analisi, e penso che sia l'ente giusto, ok? Un'analisi dove non c'è traccia di nessuna molecola di nessun antibiotico, perché non ce n'è. Okay. Non ce n'è né in via intramammaria, né in via intramuscolare, né in via endovenosa. Quindi non ce n'è. Quindi se questo... Stai andando molto oltre, perché tu sai bene che c'è stata recentemente, all'inizio dell'anno, un'inchiesta della rivista Il Salvapaziente, no? Ecco. Lo so, l'ha fatta lei, mi sembra, o no? No. Sì, erano, guarda, il 20 di gennaio. Esattamente, mi ricordo. Questa cosa qui, noi l'abbiamo anche commentata con Ruminantia, l'ha ripreso il fatto alimentare, perché non tanto che si criticava che il latte, almeno che viene commercializzato in Italia dai grandi gruppi, ma in generale, è un alimento ultra sicuro, non ci sono residui. Però qualcosa rimane, perché c'è questo concetto di massimo residuale, quindi questo fa parte di tutti gli alimenti. Certo. Qui tu ci stai cercando di far capire che sei andato oltre, perché non c'è per nulla praticamente. Oh, ma come fai però con la salute delle bovine quando si ammalano? Metti che sono una metrite, che ne so io, a parte la mastite che ne hai già parlato, cioè riesci a gestirle? Allora, una metrite proviene da un parto un po', disastroso, un po', complicato, non mi veniva il termine. La cortezza sta nell'utilizzare riproduttori che non diano vitelli grandi. Okay. Se io ho il 99% di vacche che partoriscono da sole. Okay. Perché? Perché i vitelli, la natura ha fatto che devono uscire da soli. Se accompagno l'inseminazione degli animali in base alla struttura degli animali, se uso frisoni, escono frisoni. Non vado a complicarmi la vita. Se ho delle frisone e uso del blu belga, magari vado a complicarmi la vita, sì. E magari qualche metrite in più ce l'ho. Senti Carlo, e con la zoppia, prendiamo solo la dermatite, prendiamo delle malattie più comuni. Sì. Allora, curiosità, i piedi. Io ho fatto un corso di mascalcia ancora nel 92 in Olanda. Ok. 93. Finito il militare ho detto vado a fare un corso di mascalcia in Olanda, così se mi annoio guardo le unghie alle vacche. Hai fatto l'anno sabbatico. E quindi ho imparato, sono stato io una settimana dove sono andati i massimi qua, come si chiamano, podologi che abbiamo in Italia, Brizzi e Congrega, sono andati là a studiare, ok? E una decina, 5 allevatori e 5 veterinari, nel 92 abbiamo avuto questa idea di andare su a fare una settimana lì. Okay. E abbiamo fatto unghie una settimana col metodo olandese e io le sto facendo ancora tutti i giorni, tutte le settimane, non tutti i giorni, tutte le settimane. Okay. Si mettono in asciutta le vacche, si fa prevenzione, ci vuole tanta prevenzione, si fa un bagno podalico alla settimana. Poi una cosa che ho, migliorato tantissimo da questa estate. E ho smesso, l'avevo già provata l'anno scorso, l'ho ripresa quest'anno e sto seguendo tutta un'alimentazione a secco. Ho più stabilità nelle produzioni, ho più stabilità negli animali in termini di qualità di latte, ho più stabilità nella fertilità e ho meno problemi di zoppia. Quindi una razione senza insilati? Tutta a secco. Acquisto foraggi già trinciati, lavorati, depolverizzati. L'industria dà dei buoni prodotti, medica, fieno, paglia, tutto già. Li mescolo insieme alle materie prime. Non uso mangimi, uso materie prime, tutte materie prime. Okay. E basta. E ho visto che sia gli animali giovani sia gli animali in produzione migliorano notevolmente. Ma un esempio ce l'ha sempre dato la zona del Parmigiano Reggiano. In effetti, sì. Lì abbiamo delle gran vacche che durano, che fanno delle buone lattazioni, o sbaglio? Sì. Dai, sono anche poi migliaia di allevamenti, quindi non è l'esperienza. Sono migliaia di allevamenti. Esatto. Quindi ecco, Ho abbandonato un po' questo, ma perché? Perché qua non siamo, non abbiamo disponibilità di acqua, la dobbiamo pompare dal sottosuolo, nei terreni non abbiamo, non vado a investire più di tanto in anticipazioni colturali, affitti, eccetera, eccetera, eccetera. Ho terreni per gli smaltimenti e gestisco bene la stalla e basta. Okay. E senti un'altra cosa, sempre per farci capire questa tua scelta. E la gestione dei vitelli ti risulta complessa in questo modo? Non usare gli antibiotici? È una bella partita. È una bella partita, però lì abbiamo iniziato ormai da 7-8 mesi, ok? Mm-hmm. E la cosa fondamentale è fargli mangiare i 4 litri di colostro all'inizio con la sonda. Lì andiamo dritti con la sonda al primo pasto, col latte della mamma. Lo arricchiamo di... con dei prodotti immunopack, ok? Adesso mi viene il termine commerciale, comunque ricchi di anticorpi, ok? Che gli diamo una gran botta di anticorpi già appena nasce il vitello, li mettiamo in gabbia isolati, li disinfettiamo l'ombelico il più possibile, quello ci dà una grandissima mano. E poi iniziamo dal primo giorno a usare dei prodotti naturali per criptosporidi, coccidi e tutto quello che ci sta dietro. Il vitello che non riesce a superare la fase di svezzamento a 60 giorni, ma perché manifesta già delle difficoltà, ma perché comunque la natura non ci ha fatto tutti perfetti, tutti uguali. Se notiamo delle anomalie funzionali della vitella o da altri vitelli, li mandiamo via dopo i 15 giorni. Eliminiamo già la vitella all'origine, ecco. Okay. Quindi è un approccio, mi sembra di capire, molto complesso alla fine. No, guardi, ha dei costi in più, cioè, sicuramente, però una vitella che non cresce, che ha dei problemi, è un costo comunque in azienda che poi va a contaminarmi gli altri. Preferisco fermarla in gabbia e destinarla a carne, dove andrà a finire. Io il commerciante la porta via, a me non interessa poi dove vada a finire. Esattamente. Senti Carlo, un'altra domanda. Questa è la tua scelta, diciamo, forte, perché è una scelta... Sì. Importante, eccetera. E stai aumentando il consumo dei vaccini? Sì. Lì ci vuole un piano vaccinale molto attento dalle gabbie. Siamo partiti con un piano vaccinale, avevamo già un piano vaccinale, mi sono premunito di un libero professionista che una volta al mese mi entra in azienda e ti aiuta. 2 campioni sui vitelli piccoli per capire il colostro se fa la sua efficacia, quindi il vaccino sulle vacche asciutte se fa la sua efficacia, 2 campioni ai vitelli che hanno un mese per vedere se i prodotti naturali funzionano, 2 campioni allo svezzamento per vedere se a fine svezzamento il vitello può andare in gruppo e quindi non abbiamo problemi di contaminazioni incrociate, e poi tutto quello che serve per... Sì, il vaccino c'era già, perché noi importavamo animali dall'estero fino all'anno scorso, sì. E quindi ogni volta che scaricavamo animali vaccinavamo immediatamente i BRBUD. Però sì. Ho abbandonato un po' questa strada e mi sto rifacendo tutta la rimonta, perché purtroppo sì. Anche loro stanno selezionando per gli animali che restano, per la longevità, per gli animali che restano. Ormai oggi con l'analisi della cartilagine capiamo la vita produttiva delle vacche. Purtroppo, secondo me loro la stanno già facendo. Io è una strada che andrò a intraprendere quando avrò vitelli in più. Però tu portavi giù delle vacche appena partorite o delle mamme? Compravi delle animali? Sì, delle primipere, vacche appena partorite. Appena partorite. Okay. Però le dico che fino a 4-5 anni fa erano vacche che resistevano. Oggi sono vacche che a un certo punto si spengono. Ok. Perché probabilmente loro gli hanno già letto la vita produttiva della vacca, belle, fantastiche, in forma, però io sono convinto, ma non sono convinto, sono stato in Olanda 20 anni fa, ormai 30, scusi, e sono più avanti, zootecnicamente sono più avanti di noi. Okay. Secondo me, ma qua dobbiamo fare un mea culpa a tutti quanti noi allevatori italiani, perché... abbiamo perso dal 97 ad oggi a litigare per le quote latte e non abbiamo costruito niente, e poi è successo quello che scriveva lei l'altro giorno, che l'industria ci mette in mano un sasso caldo e basta, okay? Se invece avessimo pensato a fare qualcos'altro anche con le associazioni, perché abbiamo spaccato associazioni, cooperative, abbiamo spaccato tutto con le quote latte in Italia, secondo me. In Olanda io nel 92 l'allevatore mungeva le vacche, l'associazione tagliava le unghie, trattava gli animali, faceva le corna, faceva tutto. L'allevatore doveva solo mungere, non doveva fare. Nel 92 pensiamo dove possono essere arrivati oggi. Certo. Beh, sono sistemi assistiti non da un punto di vista economico, ma da un punto di vista tecnico. Esatto, esatto. Quindi, viva Dio, il monitoraggio dei dati ce l'aveva l'associazione, non doveva andare a chiedere all'allevatore, ce l'avevano già tutto qua. Quindi, 30 anni fa. Nel 92 sono quasi 30 anni fa. Sì. Una cosa, Carlo. Sì. Mi dicevi al telefono, lo hai accennato, non sei proprio un piccolo allevatore, quindi consegni anche una discreta quantità di dati. Sì, siamo dai 110 ai 150 quintali di latte. Quindi sono quantità importanti. Sì, quantità importanti. Quantità Adesso, importanti. Senza dare dei numeri economici, secondo te, possiamo anche dirlo ora, perché no? Quanto potrebbe valere un latte in cui intanto c'è questa certificazione? Cioè un latte che è dotato di un claim? Perché io, quella cosa che mi sto convincendo, per dalle commodity, gli allevatori devono allevare le vacche, ma anche allevare i claim. Poi, tanto che è un'industria... E io sto parlando con lei per capire se riusciamo a mettere in piedi un claim. Ok, perfetto. Senti, secondo te, quanto dovrebbe costare di più un latte che già, per esempio, ha un tipo di certificazione di questo tipo? Ma lei sta chiedendo al consumatore o al trasformatore? No, al finale. Mettiamo che questo latte venga confezionato come fresco e vada su uno scaffale della GDO. Quanto sarebbe secondo te giusto che venga pagato di più da un consumatore? Un ordine di grandezza. Ma secondo me... Ma spontaneamente, Carlo. No. Secondo me il prezzo del latte sullo scaffale è già troppo caro per il consumatore, per come sta andando l'economia e per come stanno vivendo le famiglie in questo momento difficile. Okay. È già troppo caro rispetto a quello che prendiamo noi. È la forbice in mezzo che è troppo grande. È molto ampia. Perché se partiamo da 35 e arriviamo a 1,40 euro, ci sono 90 centesimi in mezzo. Ma non è possibile che non li prenda l'allevatore e non li prenda il consumatore. È vergognoso. Tu hai questa opinione, ok. Io ho questa opinione perché a confezionare il latte, io ho anche un punto vendita. Ho dei distributori automatici, vendo latte, okay, prodotti trasformati e anche gelato, sempre fatto con la panna col latte, e della carne mia, lavorata personalmente. La lavoriamo in autosercing, fuori dall'azienda, e la porzioniamo e la congeliamo. Insieme al gelato c'è anche della carne congelata, porzionata, ok? Di, come si dice... primipare che non restano più gravide, che hanno problemi di fertilità, eccetera, eccetera. Facciamo anche questo lavoro, vengono fuori queste 5-6 primipare all'anno che destiniamo a fare anche quel lavoro lì. Ed è apprezzato. Quindi andrò a valorizzare anche il mio prodotto carne oltre alla quantità, perché il 99% sono i quintali di latte che consegno ogni giorno. Però voglio dire, vado a valorizzare anche tutto questo. Cioè, secondo me è la forbice che è esagerata, perché io che acquisto, io vedo che il latte, bene o male, che me lo dia Latteria Vicentina, che me lo dia Centrale Latte di Vicenza, che me lo dia la Padania, che me lo dia Granarolo, che me lo dia Steril Gaza, alla grande distribuzione glielo dà dai 75 agli 80 centesimi. Quindi, pagato l'allevatore, imbottigliato, pastorizzato, imbottigliato, confezionato e trasportato, quelli lì sono i prezzi che arriva a me, che poi io lo rivendo €1, ok? Perché secondo me è un prezzo, a me sta bene prendere 20 centesimi, ok? Per il mio movimento di vendita diretta. Ma quello sarebbe un prezzo in cui il consumatore ha spazio per consumare più latte, per apprezzare di più questo prodotto, che è completo, che è fantastico. Io penso che €1,40 per un latte, €1,50. Ma voglio dire, ma il problema è che non li guadagno io. Certo. Li guadagna la grande distribuzione, questo è il problema. Certo. Quindi bisogna capire come adesso, una volta che avrò la certificazione tutto quanto in mano, bisognerà capire se chi lo vorrà apprezzare per trasformare un prodotto del genere e quindi vendere un prodotto trasformato anziché latte crudo, che magari, perché a livello di caseificazione è un prodotto che rende molto bene, perché lei capisce che nessuna particella di antibiotico per la caseificazione è il massimo. E l'avevo già capito, già prima di quest'anno. Ok? E dico, dobbiamo capire se c'è qualcuno interessato a investire su questo settore. Okay. È un latte, secondo me, si sposerebbe bene pensando cosa non la vedo più. Noi ti sentiamo e ti vediamo. Io continuo con la mia... Sì. Allora, le stavo dicendo, è un prodotto che potrebbe andare bene per il latte in polvere per i bambini. Sì, anche, certo. E certo che in Italia però non abbiamo industrie che trasformano per un prodotto del genere. Quindi è un po' difficile da collocare. Però... sono convinto comunque che il consumatore lo apprezza molto. Io vedo, io una volta al mese, anche più, vado a fare la spesa con mia moglie, mi piace, è un lavoro che mi piace. È una cosa che mi piace, un po' per stare con la famiglia, ma un po' per capire cosa succede fuori. E oggi Aia, quando è uscita con il prosciutto, piuttosto che il wuster, piuttosto che il pollo antibiotico free, subito ho detto, ma caspita, vuol dire che tutto il resto dell'antibiotico, era un po' scettico. Poi invece ho capito, gli scaffali sono vuoti. Il consumatore è attento a questa cosa qua, è molto attento. Sì. Quindi, secondo me, dobbiamo creare la giusta... Bisogna capire chi. In questi giorni mi sta contattando qualcuno per capire se quanto vorrei prendere del mio latte, eccetera, eccetera. Dipende se mi lasciate il claim, ce lo metto io, o se ce lo mettono loro, giusto... È una partita commerciale perché comunque è un prodotto oggi innovativo, nuovo, che può avere un ottimo appeal per quel che riguarda il consumo. Sicuramente, Carlo, sicuramente. Cosa posso chiedere come allevatore? Mi sono fatto questa domanda di dire oggi, se uno mi prende tutto il latte con queste caratteristiche, cosa posso chiedere? Secondo lei, gli era rivolto a lei la domanda. Cosa posso chiedere? Beh, è una domanda la cui risposta è molto difficile. Lo so. Però questo non significa nulla, perché io credo che le cose debbano avvenire per tappe. Esatto. Io credo che voi allevatori siate culturalmente in questo momento forse più avanti di quelli che sono aspetti di mercato, perché già immaginare che il latte ha un futuro oltre le commodity già è un atto culturale importante. Come anche sono convinto che il consumatore, almeno una parte dei consumatori chiaramente, è pronta. Per cui io credo che il più grosso alleato degli allevatori in questo momento è proprio il consumatore, cioè l'inizio e la fine di una filiera. Certo. Adesso come quantificare tutto questo percorso è complesso, ma sicuramente... sarà un prezzo diverso da quello che attualmente diciamo avviene, ma non in Italia, in tutto il mondo, che deriva da un rapporto fra una domanda e un'offerta. Noi che siamo diciamo l'eccellenza mondiale dei prodotti a denominazione, quindi le DOP e le IGP, purtroppo in alcuni casi anche le nostre DOP e IGP fanno fatica perché anche loro purtroppo sono assoggettate a questa diciamo equilibrio mossa, fra domanda. Questo mossa. Carlo, io non ti rispondo, diciamo, perché la domanda è molto complicata. No, ma era provocatoria la mia, ma no, non pretendevo una risposta. Sei un gran provocatore. Il prezzo lo fa il mercato, quindi... Assolutamente. E il consumatore, come dicevi. Noi porteremo questa testimonianza adesso, diciamo, sui canali digitali che occupa Ruminantia, quindi la visibilità che abbiamo, perché io credo che il tuo esempio è un esempio da percorrere. Questo qui, come di tanti altri aspetti, ci sono... nelle aziende agricole dei potenziali claim impressionanti che vanno dal bilancio energetico, vanno dall'aspetto della sostenibilità, anche, non solo ambientale, anche sociale, no? Ci sono tanti benessere anche in condizioni più esasperate, delle attuali. Per cui io credo che questa tua testimonianza è importante. Carlo, noi ti ringraziamo di questo. Certo. Sicuramente ti seguiremo, cioè, ti seguiremo. Quando otterrai fisicamente, mi ha detto anche a breve questo certificato, lo lo vorremmo esporre, diciamo, nelle nostre cose, perché sono, è questo scaffale dei claim che secondo me sarà il futuro dell'allevamento italiano, non soltanto del latte, ma anche... No, ma di tutto, ma vedo che la carne stai seguendo un po' questa... Esattamente, perché questo... Io conosco allevamenti da carne, che per quel che mi chiedeva lei dei vitelli prima, sia il vitello a carne bianca, sia il vitellone, stanno utilizzando gli stessi prodotti, stanno provando a utilizzare gli stessi prodotti nei ristalli, eccetera, eccetera, in maniera tale di avere un prodotto diverso. Bene Carlo, noi ti ringraziamo, ti salutiamo e ti disturberemo ancora. Ma volentieri, guardi, adesso bisogna capire come meglio collocare e far apprezzare questo prodotto che è completamente nuovo, diverso. Cioè oggi non c'è un prodotto che possa essere alla pari. Spero che tanti altri allevatori intraprendano questa strada, ma perché abbiamo bisogno di lasciare una briciola, perché a me interessa lasciare una briciola di questo creato ai nostri figli e a chi verrà dopo i nostri figli, perché altrimenti lo smontiamo tutto e poi penso che nel passato un po' di errori sulla corsa al profitto l'abbiamo fatta tutti quanti. Forse bisogna cambiare un po' strategia, cambiare un po' modo. Non è che dobbiamo tornare ai 10 litri di latte per vacca, non è che dobbiamo tornare a lavorare a terra a mano, dobbiamo cambiare un po' gli equilibri come imprenditori. Perfetto. Grazie Carlo. La ringrazio dottor Fantini, a risentirci, a presto. Grazie. Saluti.